momento, dinanzi a casa, trovò l'uscio di strada socchiuso. Lo spinse, entrò dentro e, appena ebbe messo tanto di paletto, si gettò a sedere per terra, lasciando andare un gran sospirone di contentezza. Ma quella contentezza durò poco, perché sentì nella stanza qualcuno che fece cri, cri, cri. Chi è che mi chiama? Sono io. Dimmi, Grillo, e tu chi sei? Io sono il Grillo Parlante e abito in questa stanza da più di 100 anni. Oggi però questa stanza è mia e se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito, senza nemmeno voltarti indietro. No, io non me ne andrò di qui se prima non ti avrò detto una gran verità. Dimmela e spissati. Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente. Ah, canta pure, Grillo mio, come ti pare e piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà a studiare. E io, a dirtela in confidenza, di studiare non ne ho punto voglia e mi diverto più a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi e a prendere gli uccellini di nido. Povero grullerello, ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te? Chetati, grillaccio del malaugurio! Ma il grillo, che era paziente e filosofo, invece di aversi a male di questa impertinenza, continuò con lo stesso tono di voce. E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane? Vuoi che te lo dica? Fra i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi vada a genio. E questo mestiere sarebbe? Quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo. Per tua regola, tutti quelli che fanno codesto mestiere finiscono quasi sempre all'ospedale o in prigione. Bada, grillaccio del malaugurio, se mi monta la bizza, guai a te. Povero Pinocchio, mi fai proprio compassione. Perché ti faccio compassione? Perché sei un burattino e quel che è peggio, perché hai la testa di legno. A queste ultime parole Pinocchio saltò su tutto infuriato e, preso di sul banco un martello di legno, lo scagliò contro il grillo parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo, ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo, tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare cri, 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 e poi rimase lì stecchito e appiccicato alla parete. Thank you.
ascolterete che Collodi sottolinea che Pinocchio forse non credeva nemmeno di colpirlo, dove quel forse parzialmente smentisce quanto l'autore sostiene. Però il romanziere mette le mani avanti a dirci che il suo burattino non è così feroce. Semplicemente è una forza della natura, agisce e travolge. La sua volontà non è ancora dominata dal dovere e nel corso del romanzo Pinocchio dovrà imparare a sue spese tante informazioni sul mondo, in quello che è senza dubbio il più interessante, divertente, affascinante, inquietante romanzo di formazione del XIX secolo. Collodi ne ha per tutti, non solo per Pinocchio. Sarebbe troppo facile, oleografico, raccontare di un burattino cattivo in un mondo buono. Il mondo che circonda Pinocchio è ben lontano dall'essere perfetto e la testimonianza più evidente è nel frammento che vi facciamo ascoltare adesso, in cui è la giustizia a essere messa alla berlina. Pinocchio è derubato delle sue monete d'oro e per castigo si busca 4 mesi di prigione. Il giudice era uno scimmione della razza dei gorilla, un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro senza vetri, che era costretto a portare continuamente a motivo di una flussione d'occhi che lo tormentava da parecchi anni. Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l'iniqua frode di cui era stato vittima, dette il nome, il cognome e i connotati dei malandrini e finì chiedendo giustizia. Il giudice lo ascoltò con molta benignità. Prese vivissima parte al racconto, si intenerì, si commosse e quando il burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello. A quella scampanellata comparvero subito 2 cammastini vestiti da giandarmi. Allora il giudice, accennando Pinocchio ai giandarmi, disse loro: quel povero diavolo è stato derubato di 4 monete d'oro. Pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione. Il burattino, sentendosi dare questa sentenza tra capo e collo, rimase di principsbecco e voleva protestare. Ma i giandarmi, a scanso di perditempo inutili, gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia. Rimanere 4 mesi, 4 lunghissimi mesi, e vi sarebbe rimasto anche di più se non si fosse dato un caso fortunatissimo
perché bisogna sapere che il giovane imperatore che regnava nella città di Acchiappa Citrulli, avendo riportato una bella vittoria contro i suoi nemici, ordinò grandi feste pubbliche, luminarie, fuochi artificiali, corse di barberi e di velocipedi e, in segno di maggiore esultanza, volle che fossero aperte anche le carceri e mandati fuori tutti i malandrini. Se escono di prigione gli altri, voglio uscire anch'io. Voi no, perché voi non siete del bel numero. Ma domando scusa, ma sono un malandrino anch'io. In questo caso avete mille ragioni, disse il carceriere, e levandosi il berretto rispettosamente e salutandolo, gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare. L'aveva detto a Pinocchio che chi non si comporta bene finisce all'ospedale o in prigione. Ma il burattino non se n'era dato per inteso. Continua a dire bugie che gli allungano il naso, la più originale delle creazioni di Collodi, dato che tale fenomeno non appare in nessun catalogo approntato dagli antropologi sul mondo delle fiabe. Se è noto che le bugie hanno le gambe corte, è altrettanto vero che solo dalla pubblicazione di Pinocchio si sa che hanno il naso lungo. Come dicevamo, proprio perché non fa tesoro delle disavventure che gli capitano, rischia la tragedia peggiore, finendo nel paese dei balocchi. Qui le capacità narrative di Collodi giungono al massimo livello, permettendo una grande quantità di piani di lettura, soprattutto per quel personaggio prodigioso che è l'omino di burro, tanto carino e gentile e in realtà così profondamente malvagio. Il cardinale Giacomo Biffi, nel suo saggio Contro Mastro Ciliegia, non aveva dubbi nell'identificare questo personaggio con il diavolo, che illude prima e delude poi. Tra parentesi, la straordinaria efficacia di questo romanzo sta anche nel fatto che sostiene su di sé tutte le interpretazioni, da quella cattolica a quella massonica, da quella laica a quella religiosa, rimanendo sempre se stesso, a riprova della qualità dell'invenzione artistica di Carlo Lorenzini. Ecco quindi come il nostro eroe, o antieroe se vogliamo, giunge al magnifico e terribile paese dei balocchi. Dopo 5 mesi di cuccagna, Pinocchio, con sua gran maraviglia, sente spuntarsi un bel paio d'orecchie asinine e diventa un ciuchino, con la coda e tutto. Finalmente il carro arrivò. E arrivò senza fare il più piccolo rumore, perché le sue ruote erano fasciate di stoppa e di cenci. Lo tiravano 12 pariglie di ciuchini, tutti della medesima grandezza, ma di diverso pelame. Alcuni erano bigi, altri bianchi, altri brizzolati a uso pepe sale e altri rigati da grandi strisce gialle e turchine.
Ma la cosa più singolare era questa, che quelle 12 bariglie, ossia quei 24 giulini, invece di essere ferrati come tutte le altre bestie, da tiro o da soma, avevano ai piedi degli stivaletti da uomo fatti di pelle bianca. E il conduttore del carro, figuratevi, un omino più largo che lungo, tenero e untuoso come una palla di burro, con un visino di melarosa, una bocchina che rideva sempre e una voce sottile e carezzevole come quella di un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa. Tutti i ragazzi, appena lo vedevano, ne restavano innamorati e facevano a gara nel montare sul suo carro per essere condotti da lui in quella vera cuccagna conosciuta nella carta geografica col seducente nome di Paese dei Balocchi. Difatti, il carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli 8 e i 12 anni, ammonticchiati gli uni sugli altri come tante acciughe nella salamoia. Stavano male, stavano pigiati, non potevano quasi respirare, ma nessuno diceva «Oi!», nessuno si lamentava. La consolazione di sapere che tra poche ore sarebbero giunti in un paese dove non c'erano né libri, né scuola, né maestri, li rendeva così contenti e rassegnati che non sentivano né i disagi, né gli strapazzi, né la fame, né la sete, né il sonno. Appena che il carro si fu fermato, l'omino si volse a Lucignolo e con mille smorfie e mille manierine gli domandò sorridendo: «Dimmi, mio bel ragazzo, vuoi venire anche tu in quel fortunato paese?» «Sicuro che ci voglio venire!»